A Savigliano nasce il TAG, Team Ascolto Giovani. Si tratta di un servizio di ascolto appunto rivolto ai ragazzi di età compresa tra i 14 e i 21 anni. Noi oggi ne parliamo con il dottor Giancarlo Serra, che abbiamo invitato in frequenza. Benvenuto, dottor Serra. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, stiamo parlando di un aiuto concreto per molti giovani che magari molto spesso non sanno a chi rivolgersi per parlare di determinati problemi. Sì, così. Questo è un servizio nuovo, un servizio dell'ASL Cuneo 1, veramente nuovissimo, nasce da qualche settimana. Si chiama TAG, TAG che vuol dire team, vuol dire tempo, vuol dire giovani, vuol dire accoglienza, vuol dire soprattutto ascolto. È un punto d'ascolto. Si trova a Savigliano, in via Roma numero 49. Siamo aperti una volta alla settimana, è ancora un servizio ovviamente in fase sperimentale. Siamo aperti il martedì dalle 13:30 alle 15 e i ragazzi appunto dai 14 ai 21 anni possono rivolgersi in grande tranquillità, possono venire da soli, possono venire in compagnia, in gruppo, per i più svariati motivi. Gratuito, i ragazzi che arrivano possono assolutamente arrivare senza prenotare, c'è il numero di telefono che dico Sì. 0172 717878, possono venire da soli oppure con chi desiderano loro. Quindi anche con i genitori, volendo. Ma eventualmente sì, assolutamente. Anzi, se magari qualche adulto ha intenzione di rivolgersi per avere un confronto, insomma, siamo disponibili a questo, siamo operatori formati a questo scopo. È già stato avviato questo servizio? Sì, siamo aperti da circa 2 o 3 settimane, stiamo ancora in una fase di pubblicizzazione, stiamo andando su tutto il territorio del Savignanese e dintorni, stiamo andando a presentare il progetto nelle scuole, in tutte le classi, delle superiori ovviamente, e piano piano stiamo presentando il progetto a tutti gli attori che in qualche modo si occupano di giovani sul territorio, con i quali ovviamente siamo già in stretto contatto, quindi è il servizio sociale, le varie educative di strada, ma anche è nostra intenzione andare a presentarlo, per esempio, alle palestre, agli allenatori, che sono tutte situazioni dove i ragazzi spendono gran parte del loro tempo. L'idea è quella di andare anche a presentarlo all'interno delle parrocchie. Per noi è veramente un'importanza fondamentale, è lavorare in rete, quindi noi entriamo in una rete già creata, all'interno della quale noi già collaboriamo e diventiamo un ulteriore punto rete. L'obiettivo non è quello di sostituirci a nessuno, perché sappiamo anche perfettamente che ci sono altri adulti credibili e importanti all'interno della scuola, all'interno delle diverse associazioni che si occupano di giovani. L'obiettivo è collaborare, l'obiettivo è intrecciare relazioni che siano fruttuose ed efficaci per i giovani stessi. Questo nasce dall'intuizione, direi, delle esigenze di alcuni servizi che a vario titolo si occupano di giovani all'interno dell'ASL. E questa è una questione importante perché è innovativa e direi persino rivoluzionaria, insomma. I servizi sono il Dipartimento di Salute Mentale, Dipartimento delle Dipendenza, la neuropsichiatria infantile e il consultorio. Allora, da questi servizi nasce TAG ed è importante sottolinearlo perché non sempre capita, spesso e volentieri si fa fatica a collaborare nonostante siamo all'interno della stessa azienda sanitaria, e invece in questo caso veramente il terreno era già fruttuoso perché sul territorio a livello di interventi di prevenzione alcuni servizi erano già in stretta collaborazione. Diciamo che c'è stata un'intuizione da parte dei dirigenti dei servizi che ha trovato un terreno assolutamente fertile. Bene, allora noi ringraziamo il dottor Giancarlo Serra. Grazie per essere stato con noi in frequenza e buon lavoro. Grazie a lei, grazie a lei.